Don Peppino, nell'età giovanile la decisione di diventare sacerdote. Come sei riuscito a dominare l'istinto tipico di quell'età? Come fa un giovane a quell'età a dire amo solo te Gesù e nient'altro? Ma tu mi parli di gioventù, io veramente nei giorni scorsi ho ritrovato proprio una foto della prima media, quando già stavo con la talare e stavo in seminario, perché io ho incominciato il seminario in prima media, quindi già da allora incominciavo a fare le mie scelte in un certo senso. Certo, dopo da giovane, dopo il liceo, si è incominciato a fare il cosiddetto esame della propria vocazione, ma una certa formazione già c'era precedentemente e quindi uno già incominciava a educarsi e a formarsi secondo un certo stile. Al momento dell'ordinazione sacerdotale non hai avuto paura nel pensare che da quel momento in poi saresti rimasto solo? Questo mi fa pensare al solito problema che si dice della solitudine del prete, che io non ho mai sentito, anzi sono alla ricerca qualche volta di un po' di solitudine per riposarmi. La dimostrazione è che pochi minuti fa sono venuti a questa celebrazione ancora giovani di allora, di 50 anni fa, di Altavilla Irpina, per dirmi ancora la loro gratitudine per aver vissuto i primi mesi di sacerdozio in mezzo a loro. Sono stato sempre a contatto con la gente, con le famiglie, questa solitudine non ancora incomincia, forse nella vecchiaia incomincerò a sentirla. Negli anni dopo l'ordinazione sacerdotale, hai mai avuto dubbi, incertezze, perplessità? Hai mai avuto la tentazione di mollare? I problemi, le difficoltà ci sono sempre stati, quindi come nella vita e nelle esperienze di ognuno, ma tentazione di mollare mai, perché ho avuto sempre questo cammino spedito, sereno, convinto. Non ho mai pensato a possibilità di altre vite. Se potessi tornare indietro alla data dell'ordinazione, che cos'è che non rifaresti? Ma penso che farei un copia e incolla tale e quale, perché non c'è niente di cui mi pento nel passato. Forse ci voleva più generosità nel servizio del Signore, ma più di tanto non sono riuscito a fare, ma poi la misericordia sua supplirà alle mie mancanze. Desiderio che ancora non sei riuscito a realizzare nella tua vita sacerdotale? Ma più che non realizzare, non completare, forse l'esperienza di accoglienza dei bambini della Bielorussia che ho dovuto sospendere dopo 12 anni di questa bellissima esperienza di accoglienza per impegni particolari, ma che avrei voluto continuare perché c'è bisogno di aiutare soprattutto i bambini abbandonati dalle famiglie, dalle mamme e dai papà. Ecco, 50 anni di sacerdozio, una gioia per tutti, per te. Tanti anni sono passati, in questi anni è cambiato il mondo, la Chiesa, tu come sacerdote, come hai vissuto questi cambiamenti? Ma quando uno sta in sintonia con lo Spirito Santo è sempre moderno, si aggiorna giorno per giorno e quindi non si notano questi cambiamenti. I cambiamenti radicali penso che si possano notare soltanto quando uno incomincia a pensare dopo tanti anni alla vita del passato, ma se uno giorno per giorno cerca di vivere in sintonia con la grazia di Dio e con gli impegni del proprio sacerdozio non li nota nemmeno, li nota, ripeto, dopo ristudiando il passato e confrontandolo con il presente. Hai mai pensato se non avessi fatto il sacerdote che cosa avrei fatto? Io ci ho pensato qualche volta, ma ho pensato sempre che avrei fatto il sacerdote.
che non vedevo un'altra vita degna di essere vissuta con entusiasmo e con dedizione. Che cosa ti ha regalato l'essere parroco di una comunità parrocchiale per così tanti anni? Ma forse qualcuno può pensare che è un difetto, io lo vedo come un qualche elemento positivo, perché conosco tutti, vedo anche nei loro sguardi i loro pensieri, e anche quello che non mi dicono io delle volte lo capisco, e quindi mi sento il padre, il nonno di famiglia, un po' di tutte le famiglie della parrocchia. Che cosa significa oggi per te avere fede? Avere fede significa credere, anzi abbandonarsi completamente a Cristo e fare quello che Lui ci fa pensare, ci fa dire, ci fa immaginare e programmare. Infine, vuoi dire un grazie particolare a qualcuno oggi? Ma lo dico prima di tutto al Signore, perché mi ha dato la vocazione, questa bella vocazione, l'ho detto anche nelle parole all'inizio di questa celebrazione. Non dico grazie, ma lo grido, perché sono contento di essere sacerdote. L'ultima parola è la tua, ti chiedo, ti posso dare un bacio per darti gli auguri? Tanti auguri. Grazie. Noi siamo di Altavilla, è stata la sua prima parrocchia, noi eravamo ragazzi, quindi la nostra prima giovinezza è stata, ricordo la nostra giovinezza sicuramente. E chiaramente siamo venuti qua anche in occasione dei suoi 25 anni e 10 anni fa, quando ha festeggiato i 40 anni di sacerdozio. Gli auguri, l'augurio che gli faccio è di dargli i prossimi auguri, gliel'ho detto già prima, no, direttamente a San Pietro, in Vaticano. Volevo ricordare a Don Beppe che stiamo in chiesa, lui lo ricorda a tutti i matrimoni, a tutti gli sposi in questa occasione, però oggi è festa e quindi si può fare quello che si vuole. Lascia un pensiero per lui. Niente, solo tanti auguri e grazie di tutto. Grato per essere stato scelto da Dio, per aver ricevuto il suo abbraccio carico di misericordia, passata attraverso gli amici che dopo tanti anni sono ancora più amici, gente con cui ha camminato insieme, cambiando i volti e il volto del paese. Un giorno da ricordare questo, insieme ai tanti avvenimenti, alle tante opere da richiamare alla memoria. Noi tutti oggi, osservatori e protagonisti di un processo che nella Chiesa e nella figura di Don Giuseppe trova punti di riferimento essenziali. Nel quaderno dei ricordi di tutti occupa un posto particolare. In quelle pagine possiamo sentirlo vicino e oggi, tra queste pagine, dobbiamo aggiungere nuove immagini, quelle del suo 50° giubileo sacerdotale, la sua festa al fianco della sua famiglia, a fianco al popolo di Dio.